me feeling better. It's all coming back to me. I'm your new La domanda è, quale praticità donare alle donne senza che lo stile sia sacrificato? Usare linee più pulite e ponderate, incorporandole con elementi pratici e sportivi in un guardaroba versatile. Così. Mai dimenticare chi è la donna che vestiamo. Sarà la sua identità a dar forma alle vostre idee e lei cerca la poesia nei suoi abiti, oltre al movimento. La nostra donna è lì, in quella combinazione magica. Verrò più tardi a vedere che cosa avete combinato. Su, mettiamoci alla mano. Prima di uscire, firma questi. Stiamo per spedire quel nuovo tessuto sulla 1 Cherry. Harry, sono Emily. Finalmente ho deciso. Gli inviti li voglio color avorio perlato. Ti ringrazio. Ciao. Mi auguro tu abbia fame, ho qui due magnifici sandwich al caviale. Muoio di fame, mangeremo in macchina. Phoebe, fa conto che io sia sparita. Aspetta, due parole per Sam sull'autunno. Adesso. Vai in stampa alle 4. Quest'anno va il nero caviale. Però mi hai dato una magnifica idea. Il piacere non è bianco. Ha scelto la notte per esprimersi al meglio. Stilista di moda e profeta. Ma dove trovi il tempo? Città ti dona. Direi che dona a chiunque. Ti piace, sì o no? Direi che è perfetto. Allora perché fai quella faccia? Quando sono verde dall'invidia, questa è la faccia che ho. Scarseggiano i ragazzi carini allo studio legale. Emily, basto io come avvocato a sposarne un altro ed è imbecilli. Jill, io so che là fuori c'è l'uomo giusto per te. L'uomo giusto? Mi basta frequentarne qualcuno ogni tanto, quando il videoregistratore va in tilt. Ho trovato. Senti se ti piace. Mettiamo mia madre in un tavolo vicino al muro e mio padre sul lato opposto del salone. Con un po' di fortuna eviteremo un'orrenda lotta ai coltelli. Potrebbero sempre provare a lanciarsi dei panini. No, papà non sa lanciare e mamma le cataratte. Il che ci porta naturalmente alla scabrosa questione di tua madre. No. No, non l'hai ancora invitata o no, non proverai neanche a cercarla? No, e... no. Mai. Ferma. Io lo so che cos'è questo. Un bacio. Fuochino. Questo era un bacio all'uomo che amo e che sposerò presto? Più o meno. Ma... sappiamo anche che serve a distrarmi da... Lei. Mark, anche se riuscissi a trovarla... non la vorrei al mio matrimonio. D'accordo, ho capito. Il discorso è chiuso. Non te ne parlerò mai più. Davvero hai capito? Sì. Ascolta. La famiglia è chi ci scegliamo, chiaro? E io scelgo noi. Sì, noi. Ha un bel suono. Tardissimo. Ho un regalo da rivederci per te. Tesoro, starò via solo due giorni. Aspetta. Trattieni quel pensiero. Voglio trattenere qualcos'altro. Ascoltami solo un istante. Chiama la compagnia aerea e fa ritardare il volo. Così posso soddisfare la mia ammaliante futura moglie. Non innamorarti di nessun altro mentre sono via. Allora sbrigati a riportare qui le chiappe. C'è un matrimonio che ti aspetta. Ragazza, ho appena mollato la testimonianza dell'impiegato corrotto più carino del mondo, quindi fa che ne valga la pena. Tieni, decidilo tu. Leggi qui.
Ieri sera l'associazione degli stilisti di moda ha scelto i candidati a cui verranno assegnati i premi di quest'anno. Dai, arriva ai nomi! Calma, sono gli unici preliminari che posso concedermi. Le candidate per il premio stilista dell'anno sono perdente, perdente, perdente ed Emily Edmonds! Complimenti! Sono così orgogliosa di te. Qualcuno di voi vuole un autografo? Ora sarà meglio ordinare. Sai, vado a prendere Mark all'aeroporto. No, Emily, così tradisci le tue origini. Un vero newyorkese non va a prendere una persona all'aeroporto, soprattutto se è via da soli 2 giorni. Io sì. Già, tu sì. Per questo tu sposerai l'uomo giusto, mentre io spero che a quel garzone carino serva il permesso di soggiorno. Non può tentare un'altra strada, sono in ritardo. Si rilassi, signora. Andare all'aeroporto a quest'ora del giorno è un'impresa. Dobbiamo interrompere il programma per qualche istante. C'è stato un incidente all'aeroporto. Perfetto, ci mancava solo questo. Le informazioni sono ancora frammentari, ma possiamo confermare che il volo 183 si è schiantato in fase d'atterraggio e che non risultano esserci sopravvissuti. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori notizie. E adesso riprendiamo la nostra normale programmazione. Ehi, signora! Ma che cosa fai? Emily, sono giorni che ti chiamo. In questo momento non dovresti restare sola. Jill, è che... non posso, non posso. Non ancora. Ti ho portato cibo cinese grondante grasso. Magari un'altra volta. Io... Senti, visto che sei qui, ho... Ho una cosa da darti. Dai, Emily, qualunque dottore ti prescriverebbe spaghetti di soia freddi. Ecco. Vorrei che la tenessi tu. Che cos'è? Tu tienila da parte per me. Ti chiamo io. Emily, non credo che tu debba restare da sola. Gillian, ti prego. Prometto che domani ti chiamo, ma ora non ce la faccio, scusami. Va bene, però chiamami, d'accordo? Sì.
questa maledetta porta, ti supplico! Pronto, vorrei un'ambulanza. Hai ritrovato un po' di appetito? A quanto vedo ancora no. Ciao. Ciao. Puoi provarci, ma dubito che oggi avrai più successo di quanto ne hai avuto in settimana. Buona fortuna. Allora, ricordi quel tipo francese di cui ti ho parlato? Ecco, ho scoperto che non è affatto francese. Ha mentito solo perché sperava di portarmi a letto. In realtà è di Buffalo, con l'accento e tutto il resto. Avrei dovuto capirlo, dato che sapeva dire solo «Voulez-vous coucher avec moi?» È stato incredibilmente patetico per me scoprire che il suo piano stava funzionando a meraviglia. Ciao, Emily. Sono la dottoressa Thorn. Ti andrebbe di parlarmi un po'? So che stai soffrendo per il compagno che hai perduto. Ma forse insieme possiamo trovare un modo per uscire dall'oscurità. Ti prego, Emily. Io comprendo il tuo dolore. La mia nuova paziente si chiama Emily Edmonds. Soffre di depressione malinconica grave. Sembrano essere presenti anche dei fattori psicosociali, ma direi che è una cosa abbastanza comune in casi come questo. No, no, non mi toccate! No! No! Non potete farlo! Non dovete toccarmi! Calma, signora. Andrà tutto bene. No, sono bugie! Lo dice da un anno, ma non è cambiato Devi niente! Devi solo calmarti, hai capito? Siete conte, bugiardi! Prego, sarà non tranquilla. È cambiato no, niente! Non è molto meglio. Gli esseri umani hanno due impulsi nella vita. O corrono verso il piacere, o scappano dal dolore. Tu quale avevi scelto? Vada al diavolo. Sei arrabbiata. Con chi sei arrabbiata di preciso? Con il pilota per l'errore? Con la compagnia aerea per l'errore? Con il tuo ragazzo per essere morto? O sei arrabbiata perché Mark era sull'aereo e tu no? Ha davvero importanza se c'è una Emily Edmonds in meno sulla Terra? Importa a me? E importerà anche a te? Anche se ora sembra che quel giorno non arriverà mai. Il primo passo è la fiducia. Credere che più di ogni altra cosa io voglio che tu guarisca. Sei qui da 3 mesi e non hai nominato il tuo fidanzato neanche una volta. Lui è morto ormai. Che altro c'è da sapere? Immagino che fosse un uomo molto speciale se tu l'hai scelto. È Mark che ha scelto me.
Le infermiere dicono che dimentichi le cose. È comune nei pazienti con disturbo post-traumatico da stress avere vuoti di memoria. Chi ha subito un trauma ha decisamente diversi effetti collaterali. Ah, davvero? È questo che è accaduto? Io ho subito un trauma. Ah, mi sento molto meglio ora. Sei arrabbiata con me? Non mi affibbi delle stupide etichette con cui dovrei identificarmi, perché mi fanno orrore e non le voglio. L'uomo che amo. Le etichette non raccontano il dolore. Aprilo. Dai, tesoro, datti una mossa. Ti avrò fatto un regalo per Pasqua. I cani e i gatti erano finiti. E poi mi conosci. Sono sempre alla ricerca del ranocchio incompreso che nessuno vuole. Mia madre. Non l'ho mai conosciuta veramente. Lei scappò di casa e avevo 6 anni. Il suo sogno era diventare una cantante famosa. Non credo si sia avverato. E non l'hai mai più sentita? Ah, mi ha chiamata una volta, al mio 16° compleanno, poi basta. Rammenti che cosa le hai detto? Quando ho risposto al telefono, c'era della musica sparata a tutto volume. Avrei dovuto capire che era mia madre, ascoltava musica in continuazione. E mi ha detto, ciao, Emily. E io ho chiesto, ma chi parla? E mi ha risposto, sono tua madre, Pulcino. Sembra che mi chiamasse così fin dalla nascita. E che altro le hai detto? Io ho detto, ha sbagliato numero, mia madre è morta e ho attaccato. Perché l'ho fatto? Io ho ripensato a quel momento nella mia testa milioni di volte. Può darsi che se l'avessi tenuto al telefono, ancora un po', può darsi, non lo so. Può darsi cosa? Può darsi che avrei scoperto perché mi ha abbandonata. E quale versione ti avrebbe fatto stare meglio? Cosa ti avrebbe fatto comprendere per quale ragione se n'era andata? Colpevolizzarsi non ha alcun senso. Riattaccare era l'unico modo per riprendere il controllo della situazione. L'abbandono è una delle emozioni più devastanti e dolorose che un essere umano possa provare. Per anni quella bambina ha vissuto nella convinzione di essere la causa che aveva portato sua madre ad andarsene per sempre un terribile giorno. Siedi in silenzio e non fare nulla. La primavera arriverà e l'erba crescerà spontanea. È il mio proverbio zen preferito. Come mai? Perché siamo convinti di poter controllare sia le altre persone che l'universo. Ma è solo una mera illusione. Già. Come l'incidente di Mark. Esatto. Mark e molto altro. Noi pretendiamo di poter controllare chi vive, chi deve andarsene. Chi a causa di un incidente resta paralizzato, un controllo totale. Vuol dire che qualunque fosse stato il mio comportamento, mia madre mi avrebbe lasciata. Esattamente. Ma sono convinta che se tua madre ti vedesse oggi sarebbe orgogliosa di te. Come fa a saperlo? Perché qualunque madre sarebbe fiera di una figlia come te. Dottoressa Thorne, è davvero convinta che nella sua paziente non siano più presenti impulsi suicidi? Sì, lo sono.
Ammetto che la tendenza al suicidio era stata la mia prima diagnosi, ma al momento non ho assolutamente riscontrato alcuna intenzione di ideazione suicidaria. Emily ha subito un trauma psicologico causato dalla morte del fidanzato. Se dovesse essere dimessa, la paziente come proseguirà la terapia? Seguendo delle regolari sedute nel mio studio privato. La terapia prevede anche l'uso di farmaci? I farmaci possono essere utili contro la depressione, ma non credo sia quello di cui Emily ha bisogno in questo momento. Ecco perché la chiave della sua guarigione è proseguire la terapia. Ottimo lavoro. Magnifico, dottoressa Thorne. Bene, se volete direi di passare al prossimo caso. Pronta ad andare via? Non vedo l'ora. Emily, puoi restare qui tutto il tempo che vuoi, questo lo sai. Non posso, e tu hai già fatto abbastanza. Inoltre, tu russi. Miss Perfettini. No, seriamente. Insomma, tu mi hai salvato la vita, Gillian, e io te ne sono immensamente grata. Siete rimasti solo tu e Emily. Che notizie hai su Emily? È un'ottima stilista, ha vinto 2 premi. Voglio dire, è sposata. Si vede con qualcuno. Non le interessa l'argomento. Non è sposata. E si dice che l'argomento la interessi poco. È come un interruttore della luce quando è spento. Ciao. Ciao. Volevo sapessi che apprezzo come stai realizzando la collezione primaverile. La tua presentazione sarà un trionfo. Grazie. La verità è che io mi sento in colpa a farti lavorare così tanto. Adoro quello che faccio, non preoccuparti. Non so se è vero, ma gira voce che tu lavori anche il weekend. Il lavoro che faccio mi piace. Scusa, aspetta. Grazie. Devi essere tu la prima a credere in questo processo. Ci vorrà del tempo. Quando una persona subisce una perdita così orribile, vuole solo mettere fine al dolore, non provare più niente, staccare la spina. Per farlo arriva a suicidarsi, si imbottisce di farmaci, oppure scappa. Come mia madre. Esatto. Ma da se stessi è impossibile fuggire. Gillian, sei bellissima. Non essere ridicola. Sono un caso disperato e quest'abito non fa miracoli. Mi accontento di non sembrare un mostro. Sì, hai ragione, tu non sei bellissima. Direi piuttosto che sei fantastica. Emily, smettila o dovrò darti un pugno in faccia. Mi sono sempre sentita sola. E quando è morto mio padre, mi sono sentita ancora più sola. Ma ho incontrato Mark. E ora lui se n'è andato. Hai già superato un grande dolore. Puoi farcela ancora. Tu come te la passi? Ma di che parli? Nessun uomo all'orizzonte? Non te l'hanno detto? Il cuore va usato. Pensavo che facendolo di gabardine potrà essere indossato tutta la primavera. Hai rifiutato 9 inviti a cena, così penso che forse è vero che per te l'argomento è chiuso. Non ti chiedo di venire a Bora Bora con me, credimi. Quest'uomo che hai davanti è innocuo e odia cenare da solo mentre si racconta le solite storielle divertenti. E così, stanco di annoiare il sottoscritto, ho pensato che forse potevo annoiare qualcun altro. Ci penserò su. Ora, se vuoi, possiamo affrontare la collezione estiva. Gli anni 50 stanno tornando. So che mi ha chiesto qualche volta di uscire, ma
Ovviamente non penso certo al matrimonio, che sciocchezza. Ma forse potrebbe essere divertente, ecco, andare a mangiare insieme. Ti senti abbastanza forte per uscire di nuovo con un uomo? Non lo so, insomma, pensa che lo sia. Probabilmente quando sarai abbastanza forte non dovrai più chiedermelo. Tu sei fortissima, vuoi scherzare? Emily, dai, smettila. Guarda che non è una gara di triathlon, è solo una cena. Magari dopo un filmetto, magari qualche bacino. Sì, ma se poi a me... Se poi a te cosa? Se poi dovesse piacermi sul serio e lui scopre cosa ho fatto. Emily, chi tenta il suicidio di questi tempi dimostra di possedere una profonda intelligenza. Come, scusa? Naturalmente si tratterà solo di una cena senza alcuna aspettativa. Ma accetto. Torno al mio lavoro, ora che ho messo le cose in chiaro. Vuoi ancora uscire, vero? Ma certo. Magnifico. Comincio dando subito qualche notizia di carattere generale. Io ho 34 anni, sono divorziato. Ho perso una casa che non mi manca, mentre ho perso un cane che mi manca da impazzire. E la sera in cui me ne andai lasciai il pesce rosso sul sedile del taxi e mi sento ancora in colpa per questo. E poi penso che tu sia splendida. Grazie. A te. Cosa? Non capisco. Allora, vediamo. So che sei una stilista di talento. Laureata con lode all'FIT, hai vinto 2 premi e qualunque produttore di abbigliamento sportivo sul mercato ti è corteggiata. Ma dimmi qualcosa che sul tuo curriculum non c'è. Non ti viene in mente niente? D'accordo. Quale fiore ti piace? Ok. La rosa. Bene. La tua musica preferita? Non ne vado fiera, ma tutta la musica degli anni Ottanta. Bene. Che colore ti piace? Il blu. Solo il blu. Un'acuta osservatrice come te sa solo dire il blu. Adoro il blu ceruleo. Quel blu che ha solo l'oceano quando... Il pigmento è saturo di particelle di luce scintillanti. E ogni volta che lo guardi, cambia la sfumatura. Questo blu è più accettabile. Allora, ti piace? Mi piace. Ed è uno schianto? Per essere uno schianto è uno schianto, ma Ian non si rende conto di essere bello. Ah, perfetto, è il tipo che porta fuori la spazzatura. Chi se la tira invece passa tutto il giorno a guardarsi allo specchio. Ma... La dottoressa Thorn dice che con gli uomini è meglio... La dottoressa Thorn, questa signora comincia a darmi il nervoso. Hai mai pensato che i suoi tempi potrebbero non coincidere affatto con quelli del resto del mondo? È opportuno forse che tu senta un altro strizzacervelli? No, è ridicolo. Stai ottenendo risultati con lei? Secondo la Thorn, sì, certo. Il suo motto è un passo alla volta. Ah,
Secondo la dottoressa Jill qui presente, bisogna abbandonare quei piccoli passi e ritornare alla vita adulta. Come lo conosci? Come pensi che abbia convinto Marty a sposarmi? Sei andata in terapia. Ma cosa dici? No, Marty c'è andato. E sei riuscito a convincerlo a sposarmi, allora sposta le montagne. Quindi non devi andare, ma correre dal dottor Rosen. Non sentirti in colpa se esplori altri punti di vista. In fondo noi psicologi serviamo a questo. Offriamo un punto di vista diverso da ciò che avevi pensato. Non siamo Dio. Però a volte gli somigliate. In fondo la dottoressa Thorne mi ha salvato la vita. Non è esatto. Tu ti sei salvata la vita. Il terapeuta può soltanto suggerire un percorso su una mappa. Ma è sempre il paziente a decidere qual è la strada da prendere. Finora hai seguito una strada e ora ne provi un'altra. Provi vergogna. Lascia che ti chieda una cosa. Provi vergogna perché hai iniziato un percorso o perché non l'hai finito? C'era una cosa che mi piaceva quando ero in ospedale. Sembrerà strano, ma le persone lì non mi giudicavano. Una parte di me voleva scappare, ma un'altra parte sarebbe rimasta lì per sempre. Ero al sicuro. E la dottoressa Thorne mi ha indicato la strada per andarmene. Credo che ora mi serva una mano per lasciare lei. Sei tesa oggi? C'è una ragione particolare? È che non so come dirglielo davvero. Dovresti aver imparato che il rapporto terapeutico è la tua ancora di salvezza. Quindi non c'è niente al mondo che tu non possa dirmi. Le sono immensamente grata. Di tutto, dottoressa Thorne, lei lo sa. Solo che... Sì? Ecco, sento che è meglio che io non venga per un po'. Lo senti solo? O lo vuoi? Io credo di volerlo, sì. Sono molto orgogliosa di te. Sul serio? Ma certo. Questo è ciò che si prefigge un terapeuta. Avere un paziente che non solo comprenda quello che vuole veramente, ma che abbia anche la forza di esprimerlo. Per qualunque cosa io sarò sempre qui. Lo so. Grazie, davvero. Ce l'ho fatta. Non era così difficile in fondo. E poi l'ha presa benissimo. La dottoressa Thorne appartiene al passato e dove deve rimanere il passato? Alle tue spalle. Ciao, Mary. Allora, come sta oggi? Bene, dottoressa Thorne, proprio bene. Splendida notizia. Posso darti questo? Certo. È un pensierino per te e le altre infermiere. Un piccolo gesto per ringraziarvi di tutto quello che fate. È molto gentile da parte sua. Vorrei che i medici fossero tutti come lei. I suoi pazienti sono davvero fortunati. Avanti. Ciao. A cosa devo questa visita mattutina? L'hai mandato tu questo? Ah, ma è il tuo compleanno. Non me l'hai detto che compivi gli anni. Dai, me l'hai mandato tu. Ah.
Pronto? Ciao, Emily. Dottoressa Thorne. Volevo farti i miei auguri. Buon compleanno. So che per te questo è sempre un giorno difficile. Il biglietto che ho ricevuto è suo. Non avrei mai dimenticato il tuo compleanno. Oh, grazie. È stata davvero molto gentile. E premurosa. Devo tornare al lavoro, ma... Grazie ancora. Giuro che mi sento un idiota a non averti fatto gli auguri. Buon compleanno. Non è il mio compleanno. Ah, che dire? A New York City uno su due è uno strizzacervelli. Forse si aspetta la tua riconoscenza, essendosi ricordata del tuo compleanno. Chissà, magari spera che le raccomandi qualcuno a cui poter spillare fiumi di denaro. Sì, ma... non è il mio compleanno oggi. Che significa? La data del compleanno di mia sorella la sbaglio ogni anno. Di 7 mesi? No. Mi hai mentito. Ah, davvero? Eh sì, tu hai detto che mi avresti annoiata a morte, ma hai fallito miseramente. Ah, scusa, di solito mantengo le mie promesse. Ma se mi darai un'altra chance... Hai la mia parola che ti sfinirò dalla noia. Grazie per la bella serata. Grazie a te. Ti va un caffè? Sei sicura? No, forse è meglio un tè. Non intendevo questo. So cosa intendevi. È solo che... Ecco, non vorrei che tu pensassi che stiamo correndo un po' troppo. Non mi fraintendere, io salirei molto volentieri e non certo per bere un caffè, ma voglio assicurarmi che questo sia quello che vuoi anche tu. Sto parlando un po' troppo. Io ho parlato solo di un caffè. Ecco, io non so che cos'altro potrà mai accadere. So solo che è bello starti accanto. E non mi basta ancora. Bene, se le cose stanno così, allora fantastico, accetto. Caspita, che bella casa. Ho mentito. Su cosa? Non ce l'ho il caffè. Riesco a prendere un taxi. Mi resterà sia il tempo per la mia colazione di lavoro che per cambiarmi. Che cos'hai? Stai pensando ad altro, vero? Che c'è? Ho sempre creduto che la prima volta che avrei passato la notte con qualcuno dopo Mark sarebbe stata, come dire, strana, ma ora penso che questo momento, che mi appare veramente strano, non vorrei che andassi via tutto qui. Tieni. Cos'è? Perché? Perché è la mia camicia preferita ed è anche il mio portafortuna. Mi pare che ieri sera abbia dato prova dei suoi poteri. E il fatto che ora l'ho data a te dovrebbe convincerti del fatto che tornerò a prenderla. Thank you.
dove ti porta, te l'ha detto? Ancora no. So solo che Ian dice che ha in serbo qualcosa di molto speciale. Che vestito metterai? Ho un magnifico completo che ho messo poche volte. Bocciato. Non sai neanche di che completo parlo. È da un po' che non fai acquisti per comprare abiti che possano fare colpo. Quindi preferisco bocciare l'intero guardaroba. Perché non ti regali qualcosa? Magari un abito nero e sexy. Qui ci vuole una doccia. Davvero d'incanto questo vestito. Dottoressa Thorn. Sai che così somiglia a Audrey Hepburn? Anche lei qui. Approfittiamo entrambe dei saldi, esatto. Sì, certo. I saldi. Emily, sei molto pallida. Qualcosa non va? Oh no, sto bene. Sto bene, davvero, molto bene. È solo che... È stato bello averla incontrata. Chiamami per qualunque cosa. Lo farò. Sì. Va bene. Sua madre ha già pagato il conto. Mi scusi, ma questo è impossibile. Ha effettuato a me il pagamento. Quella signora le ha detto di essere mia madre. Non l'ho pensato io dal momento che voi stavate... Non importa, la ringrazio. Tutto ok? Sì. Vieni, andiamo. O sto diventando pazza, sempre che non lo fossi già. Oppure quello che mi sta accadendo è terrificante. Tesoro, è un negozio molto frequentato. È possibile che la commessa si sia sbagliata, non credi? Nel raccontarmi che una donna mi ha comprato un vestito. Potrebbero aver venduto un altro vestito identico al tuo e a quel punto la commessa ha fatto confusione. Ian, la dottoressa Thorn ha fatto credere a quella ragazza di essere mia madre. Perché non avrebbe dovuto crederle e che ora tu voglia convincermi del contrario è una cosa che non ha alcun senso. No, quello che dico è che deve esserci per forza una spiegazione più ragionevole. Oh, significa che la mia spiegazione è irragionevole? No, non intendevo questo. Ascolta... Sono stanca, facciamo un'altra sera? Non è meglio se ne parliamo? No, è meglio che io dorma, visto che devo presentare la collezione primaverile. Pronto? Ciao, Emily. Ma chi parla? Sono tua madre, Pulcino. Ma chi parla? Perché mi stai facendo questo?
preso? Vuoi allenarti per le Olimpiadi? No, è che... non importa. È per quella telefonata? Sono convinta che fosse la torna. Alle 5:30 del mattino? Sì, lo so che sembra pazzesco. Già, quello che è veramente pazzesco è che lo dica una pazza. Sei proprio tesa. È per lo stress? Già, mi sta distruggendo. Per sciogliere le tensioni serve il calore. Ho quello che fa per te, torno subito. Ok. Holly. Eccomi. Scusa se ci ho messo un po'. Ma non eri già tornata, scusa? No, ero a prendere il macchinario. Cosa? Ma chi? Mi stava massaggiando allora. Nessuno, ti sarai addormentata e l'hai sognato. No. Ero sveglissima e ho anche... sentito il profumo. Scusa, ma di che profumo parli? Lo conosco. Io conosco quel profumo perfettamente. Lei è qui. Lei è qui. Quello era il profumo della torna. È incredibile, lo so che sembra assurdo, ma in quella stanza io ho sentito il suo profumo. Ma è ridicolo, non può sapere esattamente quando vai a farti massaggi. È irragionevole. Ma io sono stata sua paziente per più di un anno. Lei sa ogni cosa di me. Sa dove e quando vado a fare i massaggi, sa dove e quando vado a fare shopping, sa quali ristoranti frequento, quali film mi piacciono. Insomma, sa tutto di me. Ti propongo un patto. Se esaminando la situazione non dovessi trovare niente di sospetto, accetterai che quelle a cui sei giunta sono conclusioni irrazionali? Poi lavoreremo per capire perché. Grazie di essere venuto. Ha detto che era urgente e eccomi qui. Emily è a conoscenza del nostro incontro? No, mi ha detto che era preferibile non dirglielo, quindi... Bene. Immagino capirà il disagio che provo nell'interferire con la vita privata di un mio paziente. Ma sono preoccupata, mi creda. A volte capita che un paziente si affezioni troppo al suo terapeuta. Sebbene noi incoraggiamo l'intimità necessaria per favorire la crescita e la fiducia, ma quando questi legami diventano troppo forti, troppo personali, possono anche nuocere al paziente. Va bene, sì, ho capito. Ma esattamente cos'è che la preoccupa tanto? Ho ragione di ritenere che Emily sia incapace di separare il rapporto che ha con me come sua terapeuta dal trauma che le ha causato sua madre. Come fa a esserne così sicura? Ian, Emily è diventata la mia ombra. E pensavo dovessi informarla che mi sta perseguitando. Pronto? La dottoressa Thorne, grazie. Sono io la dottoressa Thorne. Con chi parlo, mi scusi? Sono il dottor Rosen. Vorrei scambiare due parole con lei su una mia paziente. Ci siamo già conosciuti? No, mai. Ma so che lei ha seguito terapeuticamente Emily Edmonds. Non ho capito il suo nome. Potrebbe ripeterlo? Dottor David Rosen. Vorrei parlarle un po' di Emily. Nella nostra ultima seduta mi ha raccontato cose che, se fossero vere, richiederebbero una spiegazione. In caso contrario, sarebbero il segnale di un disturbo delirante che va trattato.
Naturalmente, con ogni mezzo, è ovvio. Ecco, sfortunatamente in questo momento io... Posso gentilmente chiederle di incontrarci di persona? Raggiungo al suo studio domani. Ma certo, sono al 3867 della 63esima, interno 479. L'aspetto alle 10. Sarò lieta di conoscerla. Normalmente sarei più propenso a ritenere che la paziente soffra di una grave forma di ansia, forse unita a fantasie deliranti. Tuttavia, senza altri sintomi a supporto di questa diagnosi, nel caso di Emily Edmonds, nutro forti dubbi. Ma se le accuse sulla dottoressa Thorne fossero vere, avviserò l'ordine dei medici. Ma chi è a quest'ora? Ah, mi perdoni, ma non ricevo senza appuntamento. Però se vuole chiamare domani per fissarne uno... Materiale per la presentazione. Non riusciremo mai a rifare tutto in tempo. Parlerò col cliente, sono sicuro che troveremo una soluzione. Nel frattempo, credo che sarebbe meglio andare alla polizia. Tu non mi credi e dovrebbero farlo loro. Scopriranno che ho avuto problemi e che ho cercato di uccidermi e metteranno in dubbio la mia versione. Devo andare. Dove? Dal dottor Rosen. Lui è l'unico che mi ha creduta. Dottor Rosen? Dottor Rosen? Questo? Sì. Sono modelli? Sì, della collezione primaverile a cui lavoro. Ma questo non l'ha scritto lei? Le ho già detto no 10 volte. Glielo ripeto ancora se vuole. Posso andare? Certo. In caso la riconvocheremo. Grazie per essere venuta. Buona giornata. Le più belle sono anche le più pazze. Non lo so. Forse dice la verità. Cosa? Che a far fuori lui è stata la Thorne? E che lei è stata l'ultima a vedere Rosen vivo e la prima a vederlo morto? Com'è fatta a diventare un detective? Fin dal primo momento mi guardavano come se stessi mentendo. Già, essere scettici è il loro lavoro. Per caso il mondo intero è impazzito. Per quale ragione avrei dovuto uccidere il dottor Rosen? Emily, tu non hai una pistola, vero? No, non ho mai avuto una pistola. E se anche l'avessi avuta, non l'avrei mai usata per uccidere il dottor Rosen o chiunque altro. Emily, ma dove vai? Aspetta! Se l'uomo con cui vado a letto non riesce a credermi, è probabile che vada a letto con l'uomo sbagliato. Oh, Gillian, sto impazzendo di nuovo, lo sento. Emily, ascoltami, tu non sei pazza, è chiaro? E credimi, non lo sei mai stata. Perfino Ian non mi crede. Al momento sappiamo soltanto che tu non sei stata. Ma là fuori esiste la prova che inchioda il vero colpevole e quando l'avremo trovata, forse Ian avrà la sua seconda occasione. Da dove cominciamo? Naturalmente controllando la Thorne. Si direbbe che tu abbia un piano. Sai, sento di avere bisogno di un sostegno psicologico impellente. Dottoressa Thorne, le sono grata che mi abbia incontrata con così poco preavviso. Era alquanto agitata al telefono. Per fortuna oggi pomeriggio un paziente ha disdetto. Allison. Esatto. Allison Dale.
Esattamente, chi le ha indicato il mio studio? Nessuno. Lo studio del mio dentista è in fondo al corridoio, perciò passo sempre davanti alla sua porta quando ho il mio appuntamento. In questi giorni mi sta devitalizzando un dente, perciò sono passata qui parecchie volte e mi sono chiesta se forse non era meglio venire a parlarle un po'. Di cosa vorrebbe parlarmi esattamente? Della mia gatta. Ecco, io sono stata costretta a sopprimerla qualche mese fa e quando penso a lei mi viene... Si chiamava Scooter. Inizio a piangere a dirotto. Vuoi un fazzoletto, Allison? Grazie. Io adoro i cavalli. Anche mia figlia li adora. Quello era il suo primo dressage. È un'atleta nata. Ma parliamo un po' di lei. Ce l'ho fatta. Magnifico. Vediamo. C'è quello che stavi cercando? Sì, ma qui dice che la sua patente è scaduta 8 anni fa. Significa che non ha più guidato la macchina. Il che fa sorgere la domanda, perché non ha più guidato? George, sono Gillian, mi serve un favore. Perché soltanto un avvocato dalla dubbia morale difende le assicurazioni, amico mio. Quindi fammi un favore, scopri se Emily Thorne, previdenza sociale 21200-7814, è assicurata. E con quale compagnia anche. E poi trovami anche qual è il suo ultimo indirizzo. Va bene? Aspetto una tua chiamata. Ciao, sono Emily, lasciate un messaggio. Ciao, sono Miss Marple, o se preferisci la tua investigatrice privata, che pensa di aver scoperto qualcosa. E se quello che penso di aver scoperto fosse vero, sarebbe a dir poco devastante. Ti richiamo. Non lo sapevo. Scommetto che sua cugina era una bella ragazza una volta. Sì. Da quanto tempo è in coma? Da 8 anni più o meno. Eravate molto unite, immagino. Da piccole lo siamo state moltissimo, ma poi mio padre ci trasferì in Europa così. Già. Ci si perde di vista. Emily riceve molte visite? Solo sua madre. Non importa se nevica o c'è la bufera. Sua zia non ha mai saltato una settimana da quando sua figlia è stata ricoverata qui. La dottoressa Thorne se ne sta seduta a guardarla come se potesse riportare indietro il tempo. Soffio. Di chi parli? Di sua nipote. Mia nipote era qui? Sì. Ha detto che è stata lei a darle il permesso di venire qui quando voleva. Che sciocca. Gliel'ha dato? Ma sì, certo. Da quanto se n'è andata? 2 secondi. Oh. Allora, sei Allison o Gillian? Che cosa vuole da me? Che cosa vuole? Cosa sei venuta a fare qui? Sono un'amica di Emily Edmunds. Immagino vorrà sapere quello che ho visto. No! Non lascerò che tu faccia del male a Emily! Oh.
rispondi, Emily, ti prego, rispondi. Ciao, Jill. Ciao, sono Emily, lasciate un messaggio. Ah, Emily, sono io, la dottoressa Thorne è pazza! Ah, che schifoso psicopatico! Emily! Ah! Pensate ancora che io deliri? Saprebbe dirci da dove la chiamava. So chi può saperlo. Emily, sono io! La dottoressa Thorne è pazza! Ah, schifosa psicopatica! Emily! Ah! Allora, una certa Gillian Stewart ha lasciato questo messaggio sul cellulare di Emily. Posso sapere dove era ieri sera? Ero a casa da sola, detective. Perché la signora Stewart ha fatto il suo nome nel messaggio? Il transfert in psicologia è un fenomeno caratterizzato dallo spostamento del tutto inconscio dei sentimenti da una persona a un'altra persona. In parole povere? A Emily soddisfaceva sempre meno il ruolo di paziente. Lei mirava a diventare mia figlia, detective. Cosa l'abbia spinta a coinvolgere questa Gillian, davvero non so spiegarmelo. Grazie per la collaborazione. Sapete dove trovarmi? Grazie. Su, andiamo in libreria. Da quando in qua sei un lettore? Da quando devo approfondire la parola transfert. Ci sono novità, l'hanno trovata? No, la stanno cercando. Possibile che Gillian non ti abbia detto dove sarebbe andata ieri? No, mi ha chiesto solo di sostituirla tutto il giorno. Sai a cosa stava lavorando, esattamente? Mi ha fatto fare una ricerca negli archivi della motorizzazione e poi ha chiamato un suo amico, un certo George. È un avvocato, lavora per l'assicurazione. Sai di cosa hanno parlato? No, ma lui le ha mandato un'email. Io ricevo in copia tutti i suoi messaggi. Posso vederla? Sì, naturalmente. Buongiorno, Emily. Sei bellissima, cara, oggi. Dottoressa Thorne, sono convinta che Emily sappia quando lei è qui. Lo credo anch'io. Io e mia figlia siamo molto unite. Lo siamo sempre state. Tesoro, guarda, sei davvero bellissima. Con i capelli raccolti la gente penserà che somigli a Audrey Hepburn. Oh, ho dimenticato il pezzo forte. Un magnifico nastro con dei diamanti. L'ho dimenticato in macchina, torno tra un istante. Salve. Salve. Vorrei vedere una paziente. Il nome? Emily Thorne. Mi dispiace, ma per oggi l'orario di visita è terminato. Può tornare domani, però. Grazie, lo farò. Vestito.
Era piena di vita una volta come te. Cosa le è successo? Ci sono incidenti che a volte possono distruggere l'esistenza. Ma un miracolo può capitare. E la vita ricomincia. Per miracolo cosa intende? Che tu sia qui per dire addio. Addio a chi? A mia figlia. Ma... Sta tranquilla. Non preoccuparti. Non interferirà col tuo stato di coscienza. Sarai in grado di vedere e sentire tutto. Solo che per qualche ora non potrai reagire, tutto qui. Mi sono occupata di te una volta, Emily. Posso farlo ancora. Il pensiero di una madre non è mai rivolto solo a se stessa. Lei deve occuparsi anche della sua bambina. Quindi, è pronta a tutto. Per salvaguardare la sua creatura. Io so che questo è quello che Emily avrebbe voluto, ne sono certa. È stato egoista da parte mia tenerla qui. Ma quale madre lascerebbe andare la propria figlia? Non certo una vera madre. A meno che il destino non ti regali all'improvviso un'altra figlia. Il fatto che tu sia venuta qui oggi dimostra che c'è un legame fra noi che mai nessuno potrà spezzare. La fiaccola della vita passerà ora dalla madre alla figlia, piccola mia. Andiamo a casa, Emily. L'abbiamo ritrovata, per fortuna. La macchina è esplosa, ma lei è stata sbalzata fuori in tempo. Gillian, riesci a sentirmi? Ha una figlia. Chi ha una figlia? La Thor. Ho una foto. Calmati. A parte il suo biglietto da visita, c'era solo questa foto. Va bene, la ringrazio. Ciao, sono Emily, lasciate un messaggio. Tra poco sarai a casa. Addestramento equestre. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Devi mangiare, Emily. Per rimetterti in forza è l'unico modo. Andiamo, Emily.
Abbiamo parlato dei pericoli che corre chi sopravvive a un suicidio. Sappiamo che può riuscirci se ci riprova. Nessuno ti porterà via da me, te lo garantisco. Sei la mia Emily ora. La Emily di una volta è ricercata per l'omicidio del suo terapeuta da 4 soldi. Me ne sono occupata io. Che cosa fate? Hanno un mandato e hanno controllato. Cercate delle prove lì dentro. Vi interessano i bozzetti di un doppio petto di lino? No, preferiamo modelli come questa. Imbustala. Scusatemi. Stanza 209. Emily torna. È deceduta. Non abbiamo potuto fare niente, non era rianimabile. D'accordo. Grazie. Le autorità hanno appena emesso un mandato d'arresto per la stilista Emily Edmonds. La donna è ricercata dalle autorità a causa del recente omicidio del dottor David Rosen. Chiunque abbia delle informazioni può contattare la stazione di polizia più vicina. Passiamo alle notizie dall'estero. Ma certo che mi ricordo di Emily. Quando iniziò a cavalcare non mi arrivava neanche al ginocchio. Era un talento. Ma se vuole il mio parere... Emily voleva soltanto giocare. Invece era sua madre che la spingeva ad allenarsi e a competere. Poi Charisma la disarcionò. Una tragedia. Niente fu più come prima. Né per Emily, né per la madre, perfino per il cavallo. Lei ricorda dove si allenava? Naturalmente, al Ranch Triple T. Ero così orgogliosa quando hai gareggiato nel Prix Saint-Georges. Finalmente ti eri guadagnata la tua prima marsina. Eri così elegante quel giorno. Lo notarono tutti. Ah, il primo dressage. Quella fu la prima gara che eseguisti. Oh, guarda, la tua prima coccarda. Oh, e qui c'è anche la tua prima riviera. Tornerai in sella più brava di prima. Non dubitare. Guarda com'è ribella. Potrò tornare di nuovo una stella. Ma certo, tesoro. Certo. Sicura che è la ragazza che ha visto? Sì, assolutamente. Perché era qui? Voleva vedere una paziente, ma l'orario delle visite era terminato, così se n'è andata. Ricorda il nome della paziente? Sì, certo, era Emily. Emily torna. Come potrei dimenticarlo? Emily è morta la notte scorsa. Era per caso parente della dottoressa Thorn? Sì. Emily era sua figlia. Stavo appunto per chiamarla. No. Lasci stare, ci penso io. Grazie. Sì? Ti ascolto. Grazie. La nostra dottoressa ha una casa fuori città. Vado a dare un'occhiata, giusto per fare 2 chiacchiere. E io che faccio? Fa esaminare quella stanza dalla scientifica. Qualunque cosa sia successa, ci sono troppe coincidenze. Ok. Detective, devo dire che mi ha sorpresa e anche compiaciuta la sua chiamata. Grazie. Immagini la scena. Entro in una libreria e indovini che cosa vedo. Non saprei, mi illumini. Un libro. Il processo terapeutico. È un piccolo libro, ma pieno di cose.
L'ho scritto io quel libro. Sì, l'ho visto. Leggerlo è stato illuminante. È strano che un simile argomento le interessi. È colpa sua, mi ha parlato del transfert. Così ho scoperto che esiste anche un contro-transfert. Capitolo 9. Ho segnato il punto. Il contro-transfert indica l'insieme delle emozioni che il terapeuta prova nei confronti del paziente e i casi in cui il terapeuta si fa totalmente carico della sofferenza del suo paziente. Fino ad arrivare ai casi più estremi, in cui il terapeuta può addirittura manifestare la psicosi o la nevrosi del paziente. Che cosa straordinaria è la mente, eh? Sì, condivido. Altro caffè? Sì, grazie. La consideri un'ipotesi. Provo a buttare lì delle idee, lo fa anche lei, no? Ha il mio incoraggiamento. Allora, c'è una madre che ha una figlia che è in coma irreversibile. Ma è una storia troppo triste. Sì, concordo. E magari questa madre, che soffre terribilmente, pensa di poter riportare in qualche modo in vita sua figlia. E in quale modo può farlo? Non lo so. Non lo so ancora esattamente. Magari sostituendo la figlia con un'altra. Può darsi che la madre di cui lei parla lo consideri uno scambio equo ed estremamente elegante. Uno scambio di cosa? Cos'è una madre senza una figlia? È vuota, come lo è una figlia senza una madre. Lei non beve caffè? Oh, altro che. Mi piace, ma lo preferisco senza scopolamina. Mi piace che sia accaduta questa cosa orribile. Quell'uomo voleva portarti via da me. Lo capisco, mamma. Amore, vuoi che ti prepari un magnifico bagno caldo? Sì, mi piacerebbe tanto. Ti è sempre piaciuto. Non risponde né al cellulare né alla radio. Hai il numero della Tor? Sì, aspetta. Stavo pensando che forse dovremmo andarcene. Non so, d'inverno ai Caraibi. Oppure a primavera in Europa. Oh. Rammenti Ascot, cara. Quel cappello ti donava così. Potremmo andare ad Ascot in primavera e ci compreremo entrambi dei cappelli magnifici. Oh, è perfetta. Ti aiuto io, vieni. Torno subito. Non risponde. Avranno sbagliato numero. Oh, Emily! Oh mio Dio, che cosa hai fatto? Oh! Vorrei parlare con la dottoressa Thorne riguardo alla scomparsa di Emily Edmonds. Sono io, Emily Edmonds. La dottoressa Thorne mi ha rapita. È ferita? No. La dottoressa Thorne dov'è in questo momento? Credo che sia nel bagno. Deve essere svenuta. Devo deluderti, Emily. Dovevi lasciare che chiamassi. Thank you.
sei nascosta nel box di Charisma. Emily non le appartiene, lei non è la sua famiglia. Vattene da qui o dovrò ucciderti. Come hai potuto trattarmi così dopo tutto quello che ho fatto per te? Tu non sei mia figlia e non lo sarai mai. Emily, tutto bene? Sì, grazie. Mi dispiace tanto per il detective Wallace. Già, mai quanto a lui non averle creduto fin dall'inizio. Ho imparato anch'io la lezione. Ma a che prezzo? Lo porti in ospedale? Su, forza, andiamo. La sai una cosa? Staresti un incanto, completamente ricoperta di risa. Cos'è? Forse una proposta per una cena romantica? Ah, per essere spiritosa, sei spiritosa. Proviamo così. Lo voglio. Andiamo.